Un altro contenuto dedicato alle manutenzioni e alle piccole riparazioni per la casa. Oggi vedremo come installare una canalina elettrica per mascherare fili o cavi. Sebi Turrisi, Creative Solutions. Un cavo elettrico esterno è sempre un filo o un cavo che non è sotto traccia. Questo significa che può capitare, anche dopo che è stato ultimato l'impianto con tutti gli accorgimenti e le misure possibili, che durante per esempio l'installazione di un pensile o durante il cambiamento dell'arredamento in casa può capitare appunto che non c'è la predisposizione sotto traccia per raggiungere in prossimità la morsettiera o il punto di alimentazione, per esempio sotto pensile con LED o una cappa in una cucina. Io mi trovo in una situazione del genere e ho questo corpo illuminante dove già manca il cupolino, perché ho tentato di mettere una lampadina che illumina di più, quindi più potente, che non va più bene. Qui in questo locale verandato sono stati poi installati dei pensili che fanno ombra, e quindi per avere una diffusione ottimale della luce dovrei proprio cambiare posizione. L'impianto sotto traccia arriva fino a quel punto, io invece vorrei proseguire in verticale, poi andare sul tetto, a metà del tetto siamo sotto un balcone, poi installare una barra LED. Quindi mi trovo in questa situazione, quella di mascherare il più possibile il cavo esterno, perché non ho nessuna intenzione di effettuare appunto opere murarie. Per me la canalina fa parte di quelle soluzioni per il mascheramento di fili e cavi esterni che è nata per prima e morirà per ultima. L'impianto che si realizza all'interno o si connette quindi a quello esistente, rischiando comunque di fare i conti con la conformità dell'impianto stesso, se siamo competenti e autorizzati possiamo farlo, oppure installare una spina che poi connetteremo all'impianto della casa, così non altereremo la topologia dello stesso, semplicemente avremo realizzato un carico da connettere e disconnettere quando vogliamo. Per prima cosa stacchiamo la luce e ci mettiamo in sicurezza e indossiamo i guanti. Sfondiamo quindi il vecchio corpo illuminante, liberandolo inizialmente dai fili, mollando i morsetti del portalampada. Poi rimuoviamo le viti dei suoi tasselli e lo tiriamo giù. Un colpo di spugna per togliere l'alone lasciato, e a questo punto dobbiamo fare i conti con la posizione dei fili che lascia, che escono dall'impianto. Voglio tenere l'impianto così com'è, quindi poi connetterò alla fine a questi fili un cavetto che passerà all'interno della canalina. Quindi mi sono procurato una piccola scatola di derivazione adatta alle canaline per agevolare la connessione. C'è possibilità di gestire con questi formati diversi spessori di canaline, ma dato che io devo fare i conti con una 20x10 mm, utilizzerò il fondo più basso, rimuovendo un'aletta tramite le incisioni pretagliate, in modo da far funzionare la larghezza con quella della canalina. A questo punto ne foro il fondo con una fresa conica in modo da avere accesso al corrugato dell'impianto esistente. Con la punta poi da 4 mm per il legno foro i punti predisposti della scatolina per il passaggio delle viti, e in questo modo, attraverso una livella, posizionandola in finta installazione con un marcatore, segno i punti da forare sul muro. Con una punta da 5 mm adatta al muro applico due tasselli. Non è necessario che le viti siano lunghe, dobbiamo tenere a malapena lo spessore della scatolina. Adesso, giocando con un metro e sempre con la livella, cerco di marcare una verticale che mi servirà a orientare i fori della canalina per il suo fissaggio. Si consiglia di togliere completamente il coperchio della canalina e trattare prima la parte che deve essere applicata sul muro e poi infine tagliare i pezzi man mano che ci servono del coperchio. Mi serve quindi un pezzo da 60 cm, meglio qualche millimetro in meno, per fare poi i conti un po' laschi con la curva e la scatolina. Facendo la finta posa mi aiuto con l'asse prima tracciata per individuare e segnare i fori e poi installare i tasselli. Ci troviamo all'interno di uno dei video supportati da Maurer, il miglior amico per i tuoi lavori. Con oltre 6.000 prodotti ti propone un'offerta per ogni tipo di lavorazione e riparazione. Sul sito maurer.ferritalia.it potrai risalire al centro specializzato Maurer più vicino a te e all'articolo che starai cercando. Si procede quindi con un altro pezzo sul soffitto a metà della larghezza del vano e mi aiuto questa volta con una squadra, facendo quello che posso per metterla più ortogonale possibile al pezzo sulla parete, e segno anche qui i punti da forare.
Lo so, vi siete accorti che non ho messo un tassello perché in quel punto col trapano credo di aver incontrato del ferro, ma fa nulla, la canalina si tiene anche senza un tassello. Volendo possiamo anche spostarci in un altro punto diverso e forare anche il PVC della canalina. Piccolo imprevisto, sono costretto ad installare un'altra scatolina di derivazione per effettuare i collegamenti a questo cavetto integrato della barra LED. Purtroppo non ha morsettiera e ci vuole un po' di spazio per unirlo. Lo stesso tipo di scatolina si presta a fare anche incisioni più piccole e in questo caso accoglierò da un lato la canalina e dall'altro lato il cavetto. Procedo quindi con l'installazione sia della scatolina e subito dopo della barra LED, aiutandomi con la larghezza precedentemente ricavata meno qualche ingombro dovuto alla scatolina e alla barra LED per far quadrare le misure e metterla dritta. Con questo piazzamento infatti mi troverò al centro dell'area da illuminare. Che poi la vera scocciatura di queste barre LED è che lasciano integrato sempre questo cavolo di cavetto non sufficientemente lungo per raggiungere la zona delle connessioni e quindi con 30-40 cm non me ne faccio nulla, ho installato un'altra scatolina di derivazione per effettuare un'altra connessione, quindi in prossimità del corpo illuminante e poi in prossimità di dove c'era il vecchio corpo illuminante. Poserò un cavetto 3x1, cavetto perché all'esterno, quasi all'esterno qui in veranda, mi sento più sicuro, e poi un millimetro quadro di sezione perché per una 40 watt circa ne avrei da vendere. Quello che si raccomanda è di staccare, di lavorare sempre con la luce staccata, e la connessione all'impianto esistente che ha funzionato finora deve essere lasciata sempre per ultima. Mi sono procurato un angolo interno compatibile con il formato di canalina utilizzato, non solo per ottenere un lavoro più pulito ma anche per posare il coperchio della canalina con più serenità, perché potrò tagliarlo anche un centimetro più corto, a differenza della base, la parte quella che è fissata sulla superficie che è stata tagliata su misura. Spellare un cavo non è una cosa scontata, perché anche a seconda della manualità e sensibilità possiamo anche danneggiare i filini che ci stanno sotto, quindi il mio consiglio è quello di partire sempre dal corpo illuminante, spellare, inserire il cavetto all'interno della canaletta e lasciarlo lungo fino a quando poi si effettueranno i collegamenti definitivi, in modo che se si dovesse fare del danno o accorciare per necessità il cavetto abbiamo sempre qualche centimetro di scorta. Altro coperchio della canalina e chiudiamo anche quest'altro segmento. In diverse situazioni ho notato che il polo di terra sul corpo illuminante non è presente. In questo caso credo si faccia precauzione sul telaio metallico e quindi in questo caso predisporre la connessione al polo di terra. Per la connessione utilizzerò dei 4box con foro sezione 2,5 mm quadri. Non ci resta adesso che spellare questo pezzettino di cavo e poi effettuare la connessione. Assicuriamoci prima di procedere che ancora la luce sia staccata. Qui c'è quella parte, quel bivio dove o la spina e la connettiamo alla presa oppure la connessione e qui è un lavoro più da elettricista. Fa anche caldo, comunque il lavoro completato, ci sarà qualche parte da stuccare, qualche vecchio tassello da coprire e qualche ritocco da fare, perché chiaramente quando si smonta qualcosa di vecchio e si porta qualcosa di nuovo qualche traccia rimane. Comunque vado ad attaccare la luce. Finalmente in questo locale ho la luce che desideravo. Qui ci sta traccia del vecchio corpo illuminante che abbiamo connesso a questo nuovo pezzetto di impianto ed ecco qui la luce splendida, splendente. Bene, siamo arrivati alla fine di questo contenuto. Spero di avervi dato delle informazioni utili per quanto riguarda il mascheramento e l'organizzazione dei fili o dei cavi elettrici con il sistema della canalina o canaletta. Tipico caso per esempio quando ci viene installato un climatizzatore, una caldaia, uno scaldabagno o un'apparecchiatura che comunque lascia il cavo che pende di alimentazione, magari perché l'installatore di quell'apparecchio
non vuole interferire col lavoro dell'installatore elettricista che ha realizzato l'impianto, giustamente, e lascia una spina che poi noi connettiamo, quindi un carico all'impianto esistente. E in questi casi, anche se adesso tendenzialmente si predispone tutto, nascondiamo il cavo di alimentazione con una canalina. Insomma, cosa che bene o male abbiamo visto un po' tutti. Oppure a livello ancora più domestico, quando acquistiamo un home theater o uno schermo grande e ci sono tutti quei fili che passano attraverso le pareti, li organizziamo in questo modo, con il sistema della canalina. Io mi sono spinto leggermente oltre perché ho prolungato, anche se senza alterarne la topologia dell'impianto, il punto luce, quindi ho allungato i fili in un certo senso, rispettando comunque la topologia dell'impianto, anche se in questi casi è meglio consultare e rivolgersi all'installatore di fiducia o a un installatore che ne ha le competenze per capire se questo lavoro si può fare. Vi ringrazio Maurer che ci dà la possibilità di approntare queste rubriche, questi contenuti, queste pillole di fai da te, avvicinandosi anche a un pubblico domestico, fermo restando che il catalogo Maurer abbraccia anche una categoria rivolta ai professionisti del settore e agli installatori, denominata Maurer Plus. Tutte le info in descrizione. Da Sibito Risi e da Maurer è tutto, alla prossima.